Ettore Licheri, vicepresidente della Commissione Estera del Movimento 5 Stelle. Voi vi siete chiamati fuori, mi fanno capire, da questa diatriba. No, è il tradizionale balletto di responsabilità che c'è sempre quando succedono queste cose. Non è mai colpa del governo, è sempre colpa di qualcun altro. Se non è colpa di qualcun altro, c'è un complotto ordito da qualche parte che sta per venire fuori. Insomma, io vorrei sapere se hanno intenzione di stare 5 anni così a raccontarla in questa maniera. Ma voglio inserirmi in questo dibattito della transizione ecologica, però le porto un'altra riflessione, forse un po' più profonda rispetto a questo balletto. Si è detto la transizione ecologica, e cioè accompagnare i processi produttivi verso una decarbonizzazione, ovviamente costa, ed è vero, costa tanti soldi una cosa di questo genere, perché nessuno può essere sacrificato sull'altare del green, anche perché poi a pagarla sarebbero i più piccoli. Ma vi siete domandati quanto costa questa roba qui che stiamo vedendo, stasera? Quanto ci costa? Quanto costa ai cittadini questa roba qui? Pensate in danni diretti o indiretti? Pensate ai danni diretti, no? Strade che crollano, ponti che vengono giù, fabbriche che chiudono. Presidente, sappiamo purtroppo tra decenni che la prevenzione costerebbe infinitamente meno. A questo volevo arrivare. Ad evitare una persona vada in ospedale, allora, se ne giova la sua salute e se ne giovano i conti. C'era una vecchia pubblicità che diceva prevenire è meglio che curare. Transizione ecologica serve a questo, serve a prevenire. Quelli che possono sembrare delle spese superflue, ecco la battaglia ideologica dove scattano, in realtà è proprio lì il cuore della transizione ecologica, prevenire questa roba qua. Maurizio Gaspari, separati. Qui il tema è questo. Noi prima avevamo il portafoglio delle politiche economiche finanziarie europee. Sì. D'accordo? Sì. Adesso lì c'è Dombrovskis. Sì. Noi abbiamo un portafoglio di terzo ordine, lo ereditiamo dal Portogallo, la Chirico giustamente diceva. Ma noi c'è il PNRR paese che non fondatore, prima, terzo paese senza economia, primo paese manifatturiero, cioè se andiamo a pesare lei è uno storico, Vespa, lei è uno storico. C'è una storia pluridecennale di incarichi prestigiosi dentro l'Unione Europea che ci sono dovuti proprio in ragione di quello che diceva la Chirico. Noi ereditiamo oggi un portafoglio che ieri lo aveva il Portogallo, la 15ª economia in Europa. E prima del Portogallo ce l'ha avuta l'Austria, la Romania, l'Ungheria e la Polonia. Quando c'era non solo il PNRR, non esisteva. Direttore, le aggiungo anche questo. Lei ha letto la lettera di incarico della von der Leyen. E la lettera di incarico della von der Leyen dice: caro Fito, per quanto concerne il lato PNRR, poi vediamo i numeri del lato PNRR. Sì. Tu ti dovrai relazionare sempre a Dombrovskis. Non relazionare. Tu dovrai sempre relazionare. Together with. No. Insieme con. Ma chi è che sta su e chi è che sta giù? Il vicepresidente. Politiche economiche finanziarie o quello che ha le politiche di coesione? Sentiamo Romeo. Ahimè. Le politiche di coesione, no. C'è l'affitto. Abbia pazienza, dai. Appunto. Allora, bene, adesso andiamo in casa del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle in cui è in corso una lotta, molto molto aperta, molto molto severa tra Grillo e Conte. Vediamo Emanuele Buzzi, che segue il Movimento 5 Stelle da tanti anni per il Corriere della Sera, e poi vedremo con un sondaggio ma quanti sono disposti a seguire Grillo e quanti Conte. Vediamo. Lo scontro ai vertici dilania il Movimento 5 Stelle, ma è così vicino a una scissione. Lo strappo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sembra ormai impossibile da ricucire. Dopo il tracollo alle europee, Conte vuole cambiare pelle al partito. Lo farà con un'assemblea costituente degli iscritti, in grado di modificare praticamente tutto. Il leader è pronto a mettere in discussione il simbolo, il nome e una delle regole fondanti, il divieto di candidarsi per chi ha già svolto 2 mandati. Grillo non ci sta. Lui, garante da statuto dei valori 5 Stelle, ribadisce che quei pilastri non sono in nessun modo negoziabili. Il sospetto che aleggia negli ambienti vicini al fondatore è che Conte voglia rottamare anche lo stesso Grillo,
lanciando di fatto con l'Assemblea un'opa ostile sul partito. L'ex premier, in nome della democrazia partecipativa, tira dritto e Grillo inizia a muoversi per vie legali, tentando di bloccarlo. Toni salgono. Hai una visione padronale, lo accusa Conte. Sei un autocrate, gli ribatte il garante. Il presidente 5 Stelle arriva a ventilare l'ipotesi di sospendere i contratti di comunicazione da 300.000 euro annui e la manleva che tutela Grillo dalle cause. Lo showman parla di minacce e il carteggio privato tra i due finisce per essere diffuso a mezzo stampa. Con Conte si schiera una larga maggioranza del gruppo parlamentare, con Grillo big storici come Virginia Raggi e Danilo Toninelli, oltre alla vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. Tre ora sono le strade all'orizzonte. L'ipotesi che il destino del movimento finisca nelle aule di un tribunale appare concreta. Un ricorso, forse sulla votazione del 2021, che ha incoronato Conte leader, potrebbe azzerare i vertici attuali, ma il presidente 5 Stelle appare sicuro delle sue carte e il garante sta valutando i costi di una eventuale azione legale. La seconda via è un compromesso basato sulla mediazione di ex eletti e parlamentari, una soluzione difficile da immaginare al momento. Ed esiste anche una terza opzione, quella di una scissione, appunto, con un soggetto vicino a Grillo che spera di poter utilizzare il nome Movimento 5 Stelle, pronto a sfidare Conte. Antonio Noto, sondaggio riservato ai soli elettori del Movimento 5 Stelle. Con chi stanno? Allora, i due terzi sostanzialmente con Conte, il 64% dell'elettorato del Movimento 5 Stelle starebbe con Conte se ci dovesse essere una scissione, e il 30% invece con Grillo. Però poi c'è un altro risultato che potrebbe sembrare contraddittorio, ma nella realtà non lo è, perché il Movimento 5 Stelle ha un'anima e anche un'anima molto, molto forte. Se invece la domanda è, vabbè, ma a questo punto, visto che non c'è unità, è meglio la scissione oppure è meglio andare avanti però non uniti al 100%? Ecco, in questo caso il 67% dell'elettorato del Movimento 5 Stelle non vuole la scissione, dice meglio andare uniti anche se non si condivide tutto tra i vari leader, ma è meglio che il Movimento 5 Stelle continui così. Come finisce sì, questa storia? Direi che insomma ci si riconosce? Sì, mi riconosco, perché d'altra parte poi è impossibile dividersi se il processo costituente nasce dal basso, cioè non decide Grillo, non decide Conte, decide l'intelligenza collettiva di iscritti e non iscritti. Noi siamo stati letteralmente inondati dai documenti che sono arrivati dai cittadini, 22.000 contributi che ci hanno mandato, infatti siamo stati costretti anche a spostare in avanti l'assemblea costituente. Questo che cosa significa? Significa che il movimento, che è nato con una forte carica rivoluzionaria, lei Vespa ci ha scritto anche, ha dedicato alcuni capitoli del suo libro, se vuole conservare questa forte carica innovativa deve vivere la sua parabola mettendosi completamente in discussione, sempre, dobbiamo sempre tenere questo collegamento con i cittadini. La pressione è quella che conta, è creare pressione se vuoi spingere delle parti al tavolo diplomatico, c'è la sentiamo di condannare il governo israeliano per l'eccidio di queste 40.000 vittime allora, civili, di cui 10.000 sono bambine e allora, sono bambini. A Roma, ce la sentiamo, perdonami, ce la sentiamo di interrompere le forniture di armi italiani perché l'Israele non faccia quello che sta facendo con le armi nostre. No, vorrei dire a Roma, nel maggio di quest'anno, la Corte Penale Internazionale. La Corte Penale Internazionale vogliono fare la manifestazione. Un mandato di cattura per Netanyahu, la Corte Penale Internazionale.